Per evitare incontri indesiderati e ridurre la probabilità di imbatterci in un orso, possiamo osservare alcune regole fondamentali. Quando stiamo passeggiando in una zona dove è presente l'orso, è bene mantenersi sui sentieri e sulle strade forestali e anche cercare magari di parlare ad un tono di voce normale in maniera da essere individuati anche a distanza dall'orso. Se nonostante le precauzioni non riusciamo a evitare l'incontro con un orso, il comportamento corretto dipenderà dalla distanza che ci separa dall'animale. Non esiste una distanza di sicurezza fissa da tenere rispetto all'orso. Questa può variare in funzione dello stato di stress dell'animale o a seconda del soggetto che possiamo incontrare. Se per puro caso dovessimo incontrare un orso a brevissima distanza, il comportamento corretto da tenere è quello di sdraiarsi per terra e coprire il capo con le mani. In questa maniera non faremo aumentare l'aggressività dell'orso e un corpo inanimato a terra è sicuramente per un orso poco interessante. In ogni caso, mai cercare di difendersi perché comunque l'orso è sempre più forte di noi e questo stimolerebbe soltanto un'aggressività maggiore. Se camminando nel bosco dovessi incontrare un orso a media distanza, la prima cosa da fare è riuscire a mantenere la calma. Dopodiché dovrei, senza fare scatti veloci, indietreggiare, mantenere l'orso nel mio campo visivo e, se possibile, lasciare a terra un oggetto come una giacca o uno zaino. L'orso, avvicinandosi, venendo nella mia direzione, si fermerà a controllare l'oggetto che ho lasciato a terra e in questo modo aumenterò la distanza tra me e l'orso. Se dovessi vedere un orso a lunga distanza, potrei sicuramente in questo caso fermarmi ad osservarlo un attimo, dopodiché dovrei allontanarmi da lui e non continuare il mio cammino nella sua direzione. Nell'allontanarci e quindi nel guadagnare distanza dall'orso, dobbiamo assolutamente evitare di fare movimenti di scatto o comunque di correre. Bisogna sapere che l'orso è comunque più veloce di noi nella corsa, sa arrampicarsi meglio di noi e sa anche nuotare. Per questo motivo, quando ci allontaniamo lentamente, non dobbiamo cercare rifugio su un albero, su una roccia o fare dei movimenti bruschi come saltare uno steccato. Queste norme di comportamento generali formulate dagli esperti sono il risultato di esperienze raccolte nelle aree in cui l'uomo convive da sempre con l'orso. Tenerle a mente ci permette di ridurre ulteriormente il rischio di incidenti, di per sé basso.